alza telecamera e in cucina con chef Gabriele. Bentornati nella nostra cucina, amici di chef Gabriele. Oggi faremo il pan di Spagna, una torta soffice e molto buona. Prima di iniziare la lavorazione vorrei darvi dei consigli. Allora, le uova non devono essere molto sbattute, se no il pan di Spagna non sarà soffice e si sgretolerà al taglio. Se invece sono lavorate bene, sarà bello soffice e perfetto. Allora, il di oggi è in cucina chef Gabriele, pan di Spagna, ricetta più 30, video ricetta numero 2. Allora, dosi per 6 persone, 75 grammi di fecola di patate o di frumina, che è sempre fecola. Un pizzico di sale fino, 5 uova medie a temperatura ambiente, 150 grammi di zucchero, semolare, rugolo normale, una bustina di vanillina, farina 00, 75 grammi. Bene, caro McCannaman, detto questo, volete sapere come si prepara il pan di Spagna? Sì? Perfetto! Dopo un piccolo break, quindi chiedo alla regia di mandarci la pubblicità. Un minuto che ancora non sono pronti. Tanto io mi preparo. Perfetto! Caro McCannaman, pubblicità! Salve a tutti amici di Cucina con Chef Gabriele. Allora, come se sta vedendo questo pezzo del video, dico lanciare la pubblicità. Allora, pubblicità, eccoci qua con la pubblicità del momento. Andare a Tutti i Frutti di Marsia, Largo Brocchi 24. E basta. E un consiglio per questo spot pubblicitario. Allora, anzi, famo due consigli, su, voglio essere buono. Se avete una stoviglia molto ingrassata, con qualche residuo di cibo, senza usare l'acqua, un pezzo di carta o forchetta, togliere il grosso, rimanere in casa il filtro e direttamente dentro. Oppure se avete Finish Quantum, veramente ottimo, sono convinto, ve lo consiglio, potete usare Finish Quantum. Togliete il grosso se la padella è molto ingrassata, invece di cercare la pepita, scrostate, che da scrosto. E già ci stiamo, usare il Quantum, sono molto convinto, e già ci stiamo, vi faremo sentire che era lo staff che ci può mandare in onda lo spot, l'audio di Finish Quantum. Questa no, a mano. Che cerchi, la pepita? Diego? Non a mano, scrostati che te la scrosto. Se Quantum da Tantum, sfidalo. La sua formula con Power Gel si scioglie rapidamente e agisce a fondo contro le incrostazioni per risultati imbattibili. Sei la più bella patella del reame. Scegli Quantum. Efficacia imbattibile o ti rimborsiamo. E ho detto tutto. Ragazzi, era fine sentire lo spot e ragazzi, riprendiamo la nostra video ricetta. Fine pubblicità. E bentornati amici di Chef Gabriele, la pubblicità ormai è finita. Allora, per prima cosa dividiamo i tuorli dall'albume, quindi un uovo
Rami Cameraman. Fermiamo un attimo il video, faccio questa divisione, ci rivediamo tra pochino. Allora, abbiamo fatto la divisione dei beni. Ora, prendiamo. Allora, vi dico subito che ci stanno due tipi, tre tipi di vari, che il cameraman magari inquadra a me. Tre tipi di... tre lavorazioni diverse per il pan di Spagna, mi rinquadrare la testa, tesoro. Allora, ce ne stanno due a freddo e una a caldo. Noi faremo una a freddo. La sopra. Ora, qui ci mettiamo gli albumi. Ecco, la lavastoviglie in moto, questo ci sono sempre i bei momenti. Dai, cameraman, inquadri. Metteremo nell'impasto un mezzo. Di lo zucchero e un pizzico di sale. Sale e zucchero. Ora prendiamo lo sbattitore, eccolo qua, e monteremo a velocità media i tuorli. Non devono essere a mia firma, devono essere un pochino bianchi e spumosi. Allora, i tuorli, l'albume, scusate, è montato. Come vedete, non è neve ferma. Ora, cambio squadra. In un'altra ciotolina ci andremo a unire i tuorli. Sono sfracellati nel frattempo. Guarda cameraman. Dove sta? Il restante zucchero, e la bustina di vanillina. La farina ovviamente deve essere setacciata. E monteremo il tutto fino a che avremo una forma abbastanza chiara e spumosa. Allora abbiamo finito di montare gli albumi. Ora inseriamo i tuorli con la spatola, che per me è solo. E la farina preventivamente seracciata. Ora, aggiunta la farina, gli si dà una sbattuta con lo sbattito elettrico, con molta rapidamente, giusto per inserire cocci per amalgamargli lo zucchero e la farina, scusatemi. Poi con la frusta normale, quindi questa manuale, o se preferite con la spatola, andiamo a finire di lavorare l'impasto, aggiungendoci la fecola. Vedete? Bel corollito. Scusate la lavastoviglie. Un po' di olio di gomito.
l'impasto è lavorato, lo togliamo di mezzo, state, qui un'ultima lavorata, e qui magari mi ci sta l'altra farina. Ok, l'impasto è lavorato, la camera va a inquadrarmi. Allora, nel frattempo che andrà a dare Dio se ci manda la pubblicità, nella testa per favore. Allora, nel frattempo, regia, pubblicità. Allora, regia, mandateci la pubblicità, nel frattempo io imburro la teglia. Di cucina con chef Gabriele. Allora, come se sta vedendo questo pezzo del video, dico lanciare la pubblicità. Allora, pubblicità, eccoci qua con la pubblicità del momento. Andare a Tutti i Frutti di Marsia, Largo Brocchi 24, e basta. E un consiglio per questo spot pubblicitario. Allora, anzi, famo due consigli, su, voglio essere buono. Se avete una stoviglia molto ingrassata, con qualche residuo di cibo, senza usare l'acqua, un pezzo di carta o forchetta, togliere il grosso, intasa il filtro e direttamente dentro. Oppure se avete Finish Quantum, veramente ottimo, sono convinto, ve lo consiglio, potete usare Finish Quantum. Toglie di grosso se la padella è molto ingrassata, invece di cercare la pepita, scrostate, che ta scrosto. E già ci stiamo, usare il quantum, sono molto convinto, e già ci stiamo, vi faremo sentire che era lo staff che ci può mandare in onda lo spot, l'audio di Finish Quantum. Questa no, a mano. Che cerchi, la pepita? Diego? Non a mano, scrostati che te la scrosto. Se quantum da tantum, sfidalo. La sua formula con PowerGel si scioglie rapidamente e agisce a fondo contro le incrostazioni per risultati imbattibili. Sei la più bella patella del reame. Scegli quantum. Efficacia imbattibile o ti rimborsiamo. E ho detto tutto. Ragazzi, hai appena sentito lo spot e ragazzi, riprendiamo la nostra video ricetta. Fine pubblicità. Allora, abbiamo imburrato e farinato una teglia per tutti e nel frattempo abbiamo acceso il forno a 180 gradi per farlo preriscaldare. Ne mettiamo la teglia a 180 gradi a forno statico per almeno 40 minuti. Metto la mescolata e mettiamo l'impasto. Inquadrami cameraman, questo è il burro, cameraman inquadrami, allora ora faccio spostare il cameraman e riprendiamo il video, ci vediamo tra un minuto. Allora, 180 gradi, inforniamo ora la torta, notare un minuto è troppo alta la teglia, sto a fare la strage.
Ok. 180 gradi per 40 minuti in modalità statica. Fornata. Ancora mi chiamiamo. Minuti. Allora amici di Incusino Chef Gabriele, al sala del gamma, ci vediamo a 4 minuti, nel frattempo andare a tutti i frutti di Marzia, largo Brocchi 24. Ci rivedremo da 40 minuti. Amici di Chef Gabriele, il nostro pan di Spagna è cotto, ben lavorato. Allora, ora lo potete servire così com'è. Se lo servite così in bianco, consiglio di metterci sopra un po' di zucchero a velo. Se no, volete sapere come lo sto per servire io? Guardami, cameraman. Allora, lo faccio raffreddare, lo spacco a metà. Dentro ci metto della crema pasticcera. Con un po' di panna. E fuori, panna. Montata sempre. Ragazzi, guardami. Mettete mi piace alla mia pagina Facebook, Cucina Chef Gabriele, iscrivetevi al mio canale YouTube e Google Plus, Cucina Chef Gabriele, e seguitemi su Twitter, Cucina Chef G, e su Instagram, Cucina Chef Gabriele. Ragazzi, alla prossima video ricetta!